Allora, sono qui in SolidWorks e andiamo a disegnarci in modo grafico una camma che non ha dwell, che non ha arresto, in salita con un'armonica e in discesa con la medesima. Dunque, poi il passo, cioè nel senso quanto ci mette per andare in salita a 180 gradi, così specchieremo, facciamo solo un lavoro, solo la salita, che poi la discesa sarà uguale. E a questo punto vado a fare il mio solito, sul piano frontale, il mio solito schizzo. E dunque io vado a disegnare con una linea di mezzeria, con una linea di costruzione, due tratti, uno qui e uno qua. Ok? E poi tiro una riga che sarà la mia alzata. Naturalmente da qui a qui ci metterò 180 gradi, non li scrivo, però sono 180 gradi, perché poi andiamo anche in radianti. Allora andiamo a calcolare questo e andremo a mettere che questo qua facciamo 30, tanto per tenerlo grande in modo da visualizzare bene. Questo qui deve essere uguale a questo, perché sono 180 gradi in salita e 180 gradi in discesa. E poi andiamo a disegnare il nostro cerchio base. Ok, costruttivo, andiamo a dargli un valore, andiamo a dirgli che sarà 100 in diametro e andiamo a mettere questo contro questo verticale. Ok, dobbiamo andare, io direi di tirare una riga così da qui a qui e poi andiamo a tirare una riga in verticale qua. Queste qua andiamo a cancellarla. Ho cancellato anche la quota e dunque devo andare a rimettere 100. Ok, perché voglio tagliare questo, perché voglio mettere, vado a tagliarlo con questo, mantieni entità rifilate e vado a dire che questo contro questo sono uguali, in modo da avere tutto nero. Poi qui sarebbe bello anche a questo punto, io questi qua sono i due dati, dunque sarebbe bello chiudere lo schizzo a mio avviso e farne uno nuovo dove ci sono tutti i lavori, perché uno va a modificare questo e va a modificare le due quote con le due importanti. Facciamo così e dunque andiamo sul piano frontale, facciamo il nuovo. A questo punto io vado a tirarmi una riga qui. Ok, vediamo perché non trovo. E dunque vado a fare così. Questo lo vado a mettere coincidente, vediamo se riesco a prenderlo. E questo importante lo metto orizzontale. Adesso questo qui lo voglio ripetere 10 volte, cioè devo fare 10 spazi. E dunque andrò a ripeterlo 10 volte. Ok? Dunque schiaccio qua, vado sullo schizzo, ripetizione schizzo lineare e andiamo a fare 10. Qui io devo avere 10 spazi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 che si crea qui. Io posso anche schiacciare questo. Qui io non posso andare a mettere una quota, perché non è una cosa angolare che tu dici, saranno sempre 10 divisioni e dunque su 180 sono 18 gradi. Beh, invece qui questo può cambiare. Allora a questo punto usiamo segmento. Segmento, andiamo su segmento, 10, segmento dello schizzo, dividiamo questo per 10 e facciamo così. A questo punto vado a trascinare questo qui, qui. E sono perfetto, fatto in modo abbastanza veloce, ok? E dunque queste sono le mie righe orizzontali. Se voglio, schiaccio e salvo. Sempre salvare, questo è importante. Andiamo a crearci, andare avanti. A questo
Adesso devo tirare le righe orizzontali che poi mi permetteranno di disegnare la spline. E dunque, siccome voglio fare una SHM, una Simple Harmonic Motion, il modo per farlo è andare qua sullo schizzo, disegnare un cerchio in mezzo all'origine al centro dell'alzata. E dunque vado a schiacciare qua. Questo qua io posso anche tagliarlo, non mi interessa. Andiamo a tagliare tiriamo via la geometria e andiamo a tagliarlo. Questo qui lo mettiamo costruttivo. A questo punto dobbiamo dividere questo per 10. 10 parti, perché sono 10 per l'alzata e poi speccherò la discesa. E dunque devo dividere per 10, dunque io tirerò uno schizzo qui dall'origine e ne tiro, perché siccome questo è dritto, cioè è un diametro, a me serve il raggio. Se è diviso per 10, questo qui sicuramente è 18. Qui io posso andare a mettere la quota, perché comunque sarà sempre 18. Ok, se voglio, cioè nel senso, invece che usare segmento, posso fare entrambi, eh. Allora, a questo punto vado a ripetere questo qua e vado a su schizzo, ripetizione circolare. Il punto della ripetizione è questo. Spaziatura E qua, ok, e qua andiamo a metterne 10, vediamo se è giusto. Funzioni da ripetere questo, però lo andiamo a ripetere. Il problema è che qua io devo ripeterlo, non voglio che mi faccia questa linea qui, e dunque voglio andare a ripeterlo per 180 meno 18, ma potevo andare anche, vabbè, 180 meno 18, 162, vediamo sì, perché io a questo punto ho questa, non voglio mettere questa qui. Facciamo 150, poi lo andiamo a mettere a posto, vediamo un attimo. Perché se io faccio, eh sì, perché sono partito da lì, dunque 180 meno 36. Oh là. Dunque noi abbiamo 1, 2, però ho questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no, me ne servono, dunque faccio 9 e schiaccio qui, ok? Qui ci sono vari metodi, io potrei anche, posso mettere anche una quota, già tanto questa quota io non la cambierò, se la cambio è che devo cambiare tutto e dunque posso anche per far veloce andare a mettere un'altra quota, metto sempre 18 anche se già tanto non si cambieranno mai queste qua, ok? Perché se no, se cambio, devo proprio cambiare tutto il disegno, devo rimetterci mano. Ok. A questo punto io cosa faccio? Vado a fare uno schizzo, tiro le righe da questi centri, le tiro fino a qua, in orizzontale. Vado qui, vado qui. Due clic, così mi stacco, vado qui di nuovo, sempre orizzontale. Ho sbagliato i due clic, non riesco, faccio esc e poi andrò a cancellare. Cancio e cancio. Tiro l'altra riga, da qui, sempre in orizzontale, mi raccomando, se no facciamo casini, da qui a qui vado. A questo punto vado a specchiare queste 1, 2, 3, 4, perché queste ce le ho già, tanto sono uguali, potevo anche ripetere solo fino a qui e poi specchiare. Difatti queste qua sono inutili, vabbè, fa niente. A questo punto vado a fare schizzo, specchia, entità di specchiare, da specchiare sono queste, e lo specchierò intorno a questo qua. E lascio andare. Ok,
Qui naturalmente c'è il problema, possiamo provare, eccolo qui, possiamo provare a togliere questa quota qui, perché essendo specchiandosi, lui in automatico trova i vincoli. Ok, dunque abbiamo solo quella là, vabbè. Ok, dunque io praticamente ho tutto. Adesso mi servono le distanze di questi pezzettini. Dunque, cosa che faccio? Vado qua su schizzo, come abbiamo visto anche negli altri video, vado, mantieni entità rifilate, importante questo, se no ci perdo più tempo. Potrei anche non farlo, ma dopo devo andare a mettere i vincoli, diventa un casino. E dunque vado qui. Qui perde il vincolo, dunque dopo dovrò stare attento a questo, devo risolvere prima questo qui che mi perde. Però andiamo avanti. Da qui vado su, sto sempre giù in basso, questa con questa, quella, la linea che mi si crea, questa vado qui. È importante perché questa è la lunghezza che poi devo portare sul raggio, dunque devo stare attento a andare giusto. Questo e poi l'ultimo pezzettino qui. Adesso però sistemiamo questo perché sennò diventa problematico dopo. Ecco qua che io ho sbagliato. Allora, questo con dovevo uscire, questo contro questo coincidente. Se no mi sbaglia tutto, eh. Il problema è questo. E dunque devo andare a essere sicuro. Ecco perché è importante, a mio avviso, è importante disegnare le camme quando uno impara a disegnare in parametrico, perché devi stare attento a tutto, se no sbagli. Naturalmente disegnare le camme in modo grafico, come sto facendo io, in modo come facevano una volta quando non c'erano i processori, non c'erano i software in automatico, si disegnava la camma in questo modo qua. Io penso che sia interessante riscoprire questi metodi vecchi, perché poi si unisce, servono a mio avviso didatticamente, perché ripeto, se uno disegna le camme poi sa disegnare in modo parametrico, questa è la mia idea, che l'ho cresciuta nel tempo. Ok, adesso io cosa ho? Devo portare questi qua, andiamo a disegnare la spline intanto, anche se non ci serve, andiamo a disegnare la spline partendo da qui. Io ho i miei punti, ho i miei punti, questi qua, e vado. Non bisogna mancarli perché sennò diventa traumatico, cioè traumatico devo rifare. E faccio ESC e poi vado a specchiare. Anche questo non mi serve, però vabbè, tanto per far vedere che andiamo a specchiatura intorno a questo. Oddio, non ce l'ho. Non ce l'ho perché dovrei convertirlo. Allora vado a tirare una riga da qui. Devo mettere più preciso il mouse perché da qui a qui. Allora andiamo a rifare. Schizzo, specchia, entità. Entità da specchiare. E vado poi qua. E ho disegnato la camma linearizzata RF Rise and Fall senza duel in SHM, in Simple Harmonic Motion, sia in alzata sia in discesa. Ok, a questo punto dobbiamo portarli, questi qua, questi singoli dobbiamo portarli qua. Allora, a questo punto io disegnerei questo. Non vado a disegnare qua, è inutile andare a disegnare i raggi. Disegno semplicemente questo. Questo qui, già, lo mettiamolo già, deve essere uguale a quello lì. Ok, questo è il punto finale, il punto iniziale è questo qui, e poi andremo a fare con la spline.
Andiamo a fare delle ripetizioni, ok? Andiamo a ripetere tranne questo qui, dunque dovremmo ripetere, se non sbaglio, 9, perché sono 9 segmenti, sono 11, questo non esiste, dunque dovremmo andare a ripetere 10 segmenti, 10, sì, perché uno non c'è e dunque 10. Dunque andiamo ad andare a schizzo, ripetizione circolare. Il punto di ripetizione è questo, me l'ha preso. Andiamo a mettiamo spaziatura angolare di cotatura, che così mettiamo qua. Abbiamo detto 10. Già andiamo a mettere 18 perché le divisioni le facciamo con. E andiamo a metterlo sul. Qui l'angolo andiamo a mettere. Angolare di cotatura, andiamo a mettere 18 qui, 18 però sull'altro, ok, e dunque siamo a posto, perfetto, sono a posto, ne ho messe 10, se ne vado a mettere 11 perché ho messo, ho tolto spaziatura e qua, ok, raggio di cotatura non mi serve perché dovrò andare a toglierlo, questo mi serve solo per andare a mettere più o meno nella zona. Ok, andiamo a mettere così. E questo è 18. Andiamo a vedere qui come mai questo qua si sposta così. Ok. Adesso torniamo indietro e andiamo a mettere questo vincolato qua. Ok, il problema è che io devo togliere purtroppo questo perché. O faccio e poi vado a tagliarli, potrebbe essere anche un'alternativa, però vabbè, facciamo questo metodo, andiamo a toglierli. Togliendoli devo andare a mettere tutti questo contro questo, è coincidente, non c'ho altre, questo contro questo coincidente e questo contro questo, devo farlo manualmente. Questo contro questo coincidente. Perché ho perso tutto d'altronde. Coincidente, questo contro questo coincidente, questo contro questo coincidente, questo contro questo coincidente, vediamo se lo prende. Ok, e questo contro questo coincidente. Adesso qui sarebbe interessante. Innanzitutto io tiro una riga che poi mi servirà. Adesso io questo lo rendo costruttivo perché a me non serve questo. Mi servirà questa linea che deve essere piena da qui a qui perché poi vado a specchiare e poi questo qua deve essere pieno, non costruttivo. Dunque io posso disegnare un arco di cerchio che poi andrò a dividere. Posso andare a costruire la mia circonferenza da qui a qui. Poi vado a tagliarla questa circonferenza. Vado a tagliarla non mantenendo l'entità, perché mi serve solo questo pezzo qui. Questo pezzo qui lo faccio diventare costruttivo e poi vado a usare segmento e vado a dividerlo per 10. Perfetto. A questo punto io adesso andrò a mettere questi punti qua attaccati. Vediamo se. Adesso andiamo a questa qua. Vabbè. Ok. Poi andiamo a vedere cosa manca. Comunque andiamo a vedere questo contro questo è uguale. Ok. Andiamo a vedere cosa manca. Mi manca il fatto che questo devo andare a metterlo coincidente, dunque poi dovrebbe. Eccolo qua, perfetto. Questo contro questo è uguale. Andiamo, questo lo prendiamo, lo spostiamo e lo mettiamo qua. Vediamo se me li prende. E dovrebbe diventare nero, non diventa nero? Sì, perché la lunghezza l'ho data, dovrebbe essere comunque, non ci dovrebbero essere problemi su questo qui, perché abbiamo dato coincidenza. Vabbè,
Questo, dopo andiamo a vedere perché questo contro questo uguale, e anche questo lo faccio diventare coincidente. Però qui ha un problema questo, strano, perché comunque questi sono uguali, dunque non dovrebbe muoversi niente. Vabbè, vediamo dopo se... Difatti non si muove niente, potrebbe essere un suo problema. Questi qua, siamo andati qua, questo diventa contro questo uguale. Dovrò poi spostarlo, questo contro questo coincidente. Poi questo qui abbiamo fatto questo qui, questo contro questo uguale. Andiamo prima a mettere tutti gli uguali, questo contro questo uguale, che facciamo prima, se no. Allora, questo era qui, questo l'abbiamo fatto qui, questo contro questo uguale, questo contro questo uguale, e poi questo contro questo contro questo uguale, e questo difatti è diventato nero. Adesso andiamo a vedere, questo qui si sposterà, vediamo. Comunque perché non si sposta questo? Chiudiamo un attimo e salviamo. File salva e poi andiamo a riprenderlo. Ok. Non riesco a spostare questi qui. Eccolo qua. Questo si sposta. Questo contro questo coincidente. Poi questo lo sposto. Questo contro... Perché questo qui non dovrebbe esserci, perché è il punto blu, e dunque mi condiziona questo, perché questo andiamo a mettere questo contro questo, mettiamolo così. Però se faccio così lui, perché lui è già vincolato, è un problema suo questo del fatto del blu. Comunque questo contro questo coincidente, questo è già coincidente, l'avevamo già messo, questo non l'avevamo messo, vediamo se si sposta, però non si sposta, vabbè, e dunque dovrebbe essere giusto. Adesso, tanto per vedere se c'è qualcosa che non va, io intanto salvo e vado a cambiare file, salva, e vado a cambiare qua. Non vado a cambiare qua, ma vado a cambiare qui, e vado a mettere, per esempio, che questo qui lo voglio 40. Ok, e qui si cambia tutto, perché adesso proviamo a cambiare invece questo e vediamo. Cambiamo, mettiamo 120. E si aggiorna anche questo qui, si aggiorna, e dunque mi sa che sono tutti vincolati giusti, anche se ho quel meno lì, ma penso che sia un problema suo. Ma se no, l'alternativa era di andarli a mettere tutti 18 gradi, ma è inutile qui. Difatti, se vado a mettere 18 gradi, per me lui sì, è inutile, perché lo sa già che sono 18 gradi, perché l'ho messo uguali, e dunque è giusto. Probabilmente c'è questi qua, questo. Vediamo se faccio questo contro questo coincidente. Eh no, non diventa nero. Comunque è nero, perché abbiamo visto, anche se ogni tanto succede questo, però lui è vincolato. Lui è vincolato perché abbiamo aggiornato. Sì, questo qui, ok. Questo poi bisognerà stare attenti qua. Ok, perché
Comunque questa aveva la quota uguale, questa aveva la quota uguale, dunque questi sono giusti, anche se ho questi pezzettini qui che avanzano fuori. Perché erano questi qua che, vabbè, questi si possono anche cancellare, questi qua. Erano questi qua che andavano fino qua. Nel taglio, eccolo qua. Questo l'ho messo qui, ma non va. Andiamo qui e andiamo a portarli qua. Questo non creava assolutamente problemi. Andiamo a vincolarlo qui. Ok, ma tolgo Valdo e vado a tagliarlo. Schizzo, taglio e taglio. Ok. A questo punto già tanto non creavano problemi. Cancello. Oh sì. Cancello questi qua. Ok. Li cancello che non mi servono. Perché nella creazione quando sono andato a tagliare per creare questi punti, questi qua posso anche cancellarli, che non mi interessano, potevo anche cancellare questi. Vabbè, non cambia niente. Però rimane questo problema qui, però è vincolato, che non è un problema perché alla fine abbiamo visto che cambiando, andiamo a salvare, cambiando questo non succede niente. Se io vado a cambiare i miei due valori, andiamo anche a mettere questo qui, facciamo 60, andiamo proprio a metterlo più grande, anche questo qui. Io dico che questo è perfetto, nel senso che si aggiorna tranquillamente. Andiamo anche a mettere questo qui più piccolo, andiamo a mettere 80. E si aggiorna tutto bene, ecco, io direi che va tutto bene. Dunque qui andiamo a portarlo a 105, 160. Vediamo cos'è 160, che problemi ha. Andiamo a vedere qua 160. Vabbè, questo io posso cancellarlo che non mi interessa. Ok, era questo qua che mi creava problemi. Intanto quella lì non mi interessa, non mi interessa assolutamente. Ok, perfetto. Era solo per far vedere che c'era anche la discesa. Adesso andiamo a usare la spline, andiamo a usare la spline e andiamo a chiudiamo qui, che così sparisce l'errore. Andiamo a mettere la spline e io direi però di salvare. File salva. Ok, andiamo a mettere la spline e andiamo a schizzo. Andiamo a mettere la nostra spline e andiamo a fare da qui a qui a qui a qui 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 qui. E qui, buono. A questo punto questa comunque, siccome questa è blu, purtroppo anche questa diventa blu, però dopo andiamo a vedere se è vero. Andiamo su funzione, estrusione e andiamo a fare il piano intermedio e andiamo a fare la nostra cam. A questo punto, come al solito, andiamo a specchiarla, come siamo abituati, abbiamo visto, e andiamo a fare funzione. Specchiatura, piano di specchiatura è questo e la funzione da specchiare è questa qui e dunque questa sarebbe una cam diciamo con salita e discesa senza arresto a 180 gradi uguale con armonica sia da un lato che dall'altro, difatti l'abbiamo specchiata. Andiamo a vedere modificando qualcosa, andiamo a dire ok, invece di 60 fai un'alzata di 30, si aggiorna e dunque io direi che va bene, quel blu di questo schizzo qui è un problema di SolidWorks perché abbiamo modificato tranquillamente, andiamo a mettere 200,
Chiudi, andiamo a vedere qua invece perché mi fa. Allora, qui c'è un problema. Questo qua ho fatto 200. Adesso andare a scoprire, torniamo indietro. Elimina modifiche, esci. Torniamo indietro. Ok, Ctrl Q. E qui c'è questo problema qui dove c'è un problema da qualche parte. Adesso andare a scoprire. Proviamo a togliere questo, no. Adesso andare a scoprire cosa è diventa traumatico. Diventa veramente traumatico. Diventa. Andiamo a togliere questo qui. Ok. Però se io tolgo questo. Sì. Proviamo andare a andiamogli a dare tanto saranno sempre 18, andiamo a dargli 18, andiamo a dargli 18 e andiamo a dargli 18 e questa qui la teniamo così, vediamo. Ok. Adesso andiamo a vedere. Vabbè, questa non è che mi interessi più di tanto. Coincidente. Queste qua sì, mi interessano. Coincidente. Questa. E d'altronde. Ok, bisogna provare. Andiamo a mettere vincolato. Qua diventa tutto nero. E dunque qui io non dovrei più avere problemi. Vediamo qui, qua non si sposta e chiudiamo. Ok, adesso andiamo a vedere modificando. Andiamo a vedere 200. Ok. D'altronde si costruisce e poi si prova vedendo quando funziona, no? Si possono anche andare a modificare così. L'unica cosa, andiamo a modificare questo, mettiamo 100, vediamo se fa. Ok, si aggiorna tutto in modo perfetto. Dunque siamo perfetti. Io direi che questo è proprio un problema come si dice, di solido che, perché comunque qua si aggiorna tutto. L'abbiamo visto modificando molto velocemente, essendo andato poi a mettere a posto questo qui. Certo, potrebbe essere anche una prova a vedere se invece di andare a togliere tutti questi mettendo gli angoli. Perché già tanto sarà sempre 18 se io vado a togliere questa qui, questa qui, questa qui, questa qui, questa qui. Andiamo a vedere di togliere questa. Però, sì, però questo è rimasto, no? Ah no, non sono rimasti, dunque devo andare a mettere che sono coincidenti. Vediamo, devo metterli tutti che sono coincidenti. Coincidenti, perché se no mi sballa tutto. Coincidenti, coincidenti, perché se no proprio coincidenti, coincidenti. E coincidenti a questo punto, comunque era giusto prima. Andiamo a mettere i 18 e adesso diventa nero. Per me era una sua, adesso è tutto nero.
era una sua problematica. Io non volevo, volevo lasciare semplicemente una quota, al di là che questo non cambia fondamentalmente niente, perché le divisioni, come ripeto, purtroppo bisogna cambiare tutto il file, nel senso che andiamo a fare così, diventa tutto nero adesso. Così, così. E andiamo a mettere queste qua. E così diventa nera anche la spline. Vabbè. Così è tutto nero. Vabbè, comunque andava bene anche prima. Andiamo a vedere, scambiando semplicemente questo, perché sono i due valori che vado a cambiare. 130. Si aggiorna tranquillamente. Andiamo a cambiare questo, mettiamo 300 e questo qua si aggiorna tranquillamente. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.